Ed eccoci qui in questo nuovo video per andare a parlare di notizie ufficiali e qualche pepita di notizia extra. Partiamo subito senza perderci troppo in chiacchiere, anche perché siamo in pieno periodo di calciomercato, mancano pochi giorni, le squadre cercano di chiudere gli ultimi colpi per completare la rosa. E partiamo così dalla Serie C, perché il Francavilla, o meglio, la Virtus Francavilla di Mister Calabro, annuncia l'arrivo di giorno per il centrocampo, centrocampista classe 1993 che arriva a titolo gratuito e firma un contratto biennale con la Virtus Francavilla. Un ottimo rinforzo per il centrocampo, calciatore che ha militato anche nell'Alessandria negli ultimi tempi, ex Triestina, nella Gione C ha esperienze proprio in Puglia con il Monopoli. Giocatore di qualità, di esperienza, che certamente potrà essere messa al servizio della formazione di Mister Calabro, che comunque necessitava di un giocatore di queste caratteristiche. Per cui ottimo rinforzo per un Virtus Francavilla che comunque zitta zitta sta facendo il suo mercato e potrebbe rappresentare una possibile sorpresa del Girone C della prossima stagione. Sempre che si giochi, perché visto che il campionato è rinviato di giorno in giorno, ovviamente sono ironico, però per dire che si giocherà comunque a settembre, tra veramente tanto tempo, a sto punto quasi sembra un'utopia giocare. Comunque, detto ciò, sempre parlando di ex calciatori dell'Alessandria, Di Gennaro riparte dalla Triestina, difensore classe 1994, calciatore che arriva, come dicevo, proprio dalle esperienze con Alessandria, anche lui firma un contratto biennale. Giocatore di esperienza, ha militato anche in B lo scorso anno proprio con l'Alessandria, al tempo, di Mister Longo. Ora riparte la Triestina di Bonatti, una Triestina ambiziosa che dopo essere stata salvata all'ultimo da parte di Atlas Consulting, ora vorrà certamente far bene e disputare un campionato all'altezza delle aspettative ovviamente importanti della piazza, per cui tanti rinforzi di livello per una formazione che comunque piano piano, pur essendo poi in ritardo, sta costruendo una rosa più che all'altezza. Nel frattempo colpo in casa Empoli, andiamo quindi in Serie A, perché per il centrocampo arriva ufficialmente Grassi, rinforzo certamente di categoria, centrocampista tra le altre anche ex Napoli, ha militato anche al Parma in Serie A, classe 95, e arriva proprio dal Parma, tra l'altro, in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, cifre non annunciate, ma è stato inserito un obbligo in caso la formazione di Mister Zanetti ottenga la salvezza. Calciatore valido, nel pieno della carriera, sicuramente per la Serie A ci può stare, considerando anche che a centrocampo qualcosa serviva, visto che Henderson è appena tornato dall'infortunio, Zurkowski potrebbe tornare, ma adesso c'è qualche problematica con la Fiorentina, quindi comunque qualcuno a centrocampo serviva. Grassi è un giocatore valido, certamente non è quello che ti sposta gli equilibri, però per caratteristiche nel centrocampo di Zanetti ci potrebbe star bene. Detto ciò, parlando di calciomercato internazionale, il Siviglia annuncia per la difesa il post Diego Carlos sostanzialmente, perché anche, vabbè, in realtà anche il post Koundé, considerando che Koundé è andato al Chelsea, ora beh, a Diego Carlos pure è andato all'Aston Villa, quindi nonostante si sia rotto il crociato, quindi sarà fuori per tanto tempo, però il Siviglia necessitava di un giocatore o anche più di uno. Per il pacchetto arretrato arriva Kouassi dal Bayern Monaco, difensore classe 2002 che viene acquistato per 16 milioni di euro, calciatore anche ex Paris Saint-Germain tra le altre e firma un quinquennale, quindi rinforzo comunque importante per un calciatore valido in prospettiva. Il Bayern non ha trovato molto spazio, però ha delle qualità difensive importanti che in un Siviglia che può metterlo più al centro del progetto, che può metterlo più in mostra, sicuramente potrà dimostrarle quelle qualità che finora non ha espresso in maniera così chiara e definita. Nel frattempo, parlando di difensori, il Bologna annuncia l'arrivo di un nuovo calciatore per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ovvero Joaquín Sosa. Stiamo parlando
di un centrale, anche lui coetaneo di Guassi, ovvero classe 2002, di nazionalità uruguagia, arriva direttamente dal Nacional per 1,7 milioni di euro, firma un quinquennale, scommessa importante del club felsineo che va a pescare il buon Sosa direttamente dall'Uruguay, calciatore attenzionato anche da diversi altri club. Bologna che sbaraglia la concorrenza, cifre anche abbastanza basse, rinforzo in prospettiva, ma chissà che non possa fare il percorso di Tomiyasu, di Ikei, di Teate, tutti difensori, Ikei un terzino, però comunque sempre difensori che sono andati tutti in Premier, Teate a Rennes e per cifre importanti tra l'altro. Chissà che Sosa non possa fare la stessa fine, che poi fine intesa in senso positivo. Nel frattempo, attenzione però anche al colpo del Marsiglia di Tudor, che continua a rinforzarsi dopo aver annunciato giocatori comunque come Veretout, Sanchez, che conoscono molto bene il nostro campionato. Arriva anche per il comparto under, diciamo così, Caboret, terzino classe 2001, direttamente dal City in prestito con diritto di riscatto. Quindi, eventualmente, il Marsiglia può anche decidere a fine stagione di riscattarlo o meno. Questo poi sarà a discrezione della società. Operazione comunque di importante, un giocatore valido, un terzino di prospettiva che non credo subito verrà messo titolare, però magari col tempo potrà, dimostrando le sue qualità, anche essere schierato. Giocatore che ha militato nel Troyes lo scorso anno, quindi conosce anche la Ligue 1 e questo è un punto sicuramente per lui a favore. Parlando però di ex giocatori della Ligue 1, Kerrer riparte dal West Ham di Moyes, un West Ham che sta rinforzando molto la rosa. È arrivato per esempio Scamacca, ma negli ultimi, diciamo che si apprestano a abbracciare il progetto West Ham e altri calciatori di livello. Kerrer, scusatemi, sicuramente uno di questi, difensore centrale che all'occorrenza può anche giocare come terzino destro, classe 1000. E 996 che arriva dal Paris Saint-Germain per 12 milioni di euro e firma un contratto quadriennale con opzione per i prossimi, anzi, i successivi 2 anni, quindi potenzialmente fino al 2028 il contratto di Kerrer può andare avanti, diciamo, può scadere. Un calciatore di livello che a Parigi ha trovato poco spazio anche perché chiuso da difensori di spicco e di livelli importanti, credo che al West Ham, con comunque un West Ham che se non ricordo male è orfano di Diop, che mi sembra abbia lasciato il West Ham di Moyes, infatti è andato al Fulham, un West Ham che comunque necessitava di un difensore anche soprattutto a livello numerico, è andato a puntare un calciatore valido che credo possa fare bene anche in Premier League. Altro giocatore sicuramente valido è Alan Virginius, stiamo parlando di un esterno offensivo, classe 2003, che riparte dal Lille, calciatore tra le altre ex Sochaux, pagato 4 milioni di euro e firma un contratto quinquennale. Contento di questo colpo perché è un giocatore che seguo da tempo, un giocatore che ho preso anche nel mercato che farei di una calabrese, ora non ricordo quale, forse il Cosenza, però l'ho presi perché lo reputo un giocatore molto interessante in prospettiva, molto giovane, che a Lille, che è una formazione che valorizza tantissimi giovani, con Fonseca in panchino, penso possa far bene. Certo, non si integrerà fin da subito, però credo che sarà in grado di fare il suo. Proseguendo, senza perderci troppo in chiacchiere, senza perderci d'animo, il Novara finalmente annuncia il nuovo allenatore. Cevoli è il nuovo mister del Novara, firma un contratto biennale con il neopromosso Novara che ha salutato inaspettatamente in realtà mister Marchionni dopo la conferma di giugno, se non ricordo male. Marchionni fu riconfermato, dopo un mesetto circa si è deciso di interrompere il rapporto, nonostante comunque si era anche intrapreso il ritiro e determinate situazioni. Ora, in pieno agosto, è vero che la Serie C inizierà tardi, e questo certamente è un bene per il Novara, sia in termini di mercato che in termini anche di preparazione atletica, però oggettivamente in ritardo rispetto alle altre. Dovrà forse ridimensionare gli obiettivi? Probabilmente, perché comunque considerando il ritardo rispetto alle altre non si potrà magari più pensare a una posizione di altissima classifica come era nelle idee magari iniziali. Cevoli
Cevoli, ottimo allenatore, a me piace tanto, ha fatto molto bene a Renate l'anno scorso, dove comunque è riuscito a confermare Renate nelle primissime posizioni di classifica. Anche Reggio Calabria fece bene, allenatore valido di categoria che credo possa anche a Novara assolutamente far bene. Quindi contento dell'arrivo di Cevoli e, come dicevo, si è interrotto il rapporto con Marchionni, ma era abbastanza... In realtà, ripeto, non era così scontato l'addio con Marchionni. Più che altro il discorso è che, strano che prima sia stato confermato e poi silurato, però vabbè, si riparte da Cevoli che, ripeto, è un allenatore comunque assolutamente valido e che penso possa dimostrare assolutamente ciò che si dice di bene di lui e che dico io di bene di lui. Proseguendo, colpo in casa Avellino, altro calciatore proveniente dall'Alessandria, un Alessandria che sta perdendo pezzi, che è partito in ritardo e che dovrà ricostruire praticamente da zero la squadra. Casarini, dopo l'esperienza, come dicevo, in Piemonte, riparte dal sud. Centrocampista classe 89, calciatore che firma un biennale con l'Avellino. Un Avellino di Mister Taurino che si prepara ad una stagione sicuramente difficile in un girone pieno di squadre che lottano per i primissimi posti, tra cui certamente Crotone e Catanzaro su tutte, ma non solo, attenzione anche alle possibili sorprese, e l'Avellino certamente in primissima fila per lottare per il primo posto. Centrocampista di qualità, giocatore che fa girare bene la squadra ed è sicuramente un rinforzo per la categoria in termini di esperienza, in termini di qualità di livello importante, quindi ottimo il colpo Casarini per l'Avellino che prosegue nel rafforzamento della rosa. Proseguendo, andiamo avanti senza perderci in chiacchiere perché Brentan riparte dall'Albino Leffe. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2002 che arriva a titolo definitivo dopo l'esperienza con la Sampdoria, calciatore comunque di prospettiva, tra le altre anche ex Pro Sesto e ex Juve Under 20, anzi Under 19, calciatore molto giovane, di buone qualità, di buona prospettiva, può giocare sia come mezzala che eventualmente anche un pochino più arretrato e anche eventualmente come trequartista, un calciatore molto valido che riparte dal progetto Albino Leffe, un progetto comunque importante e lo dimostra le volontà della società in termini di mercato e anche avendo realizzato uno stadio. Uno dei pochi stati di proprietà di un club e non del comune, diciamo così, non concesso al comune, al club. Quindi dimostra comunque che la società è vogliosa di far bene in futuro e certamente Brentan potrà trovare spazio e far bene in casa, anzi all'Albino Leffe. Nel frattempo, proseguendo, Tramoni riparte dal Pisa. In realtà, un Pisa che ha annunciato direttamente dal Cagliari i fratelli Tramoni, sia Matteo che il fratello, che è sempre un esterno un po' meno conosciuto e anche più giovane, se non ricordo male, penso sia anche più giovane. Fatto sta che Matteo Tramoni, ala classe 2000, tra le altre anche ex Brescia, si accasa proprio al Pisa. 3 milioni di euro la cifra spesa dal Pisa e firma un quadriennale, rinforzo di altissimo livello per un Pisa che ha costruito un reparto offensivo veramente invidiabile, con Torregrossa è arrivato un certo Morutan, che è un giocatore straordinario per la categoria, e adesso arriva anche un giocatore come Tramoni, che ha fatto benissimo a Brescia, che ha dimostrato di avere qualità importanti, qualità tecniche in termini anche di bonus, quindi certamente rinforzo importante per un Pisa che sta costruendo una rosa molto molto valida, così come anche il Cagliari che annuncia dalla lista svincolati, poiché ha rescisso il contratto con la SPAL, Mancosu, trequartista classe 1988, che tra l'altro ci ha segnato un gol con la maglia del Cagliari, subito mi sembra contro il Cittadella se non vado errato, nella seconda giornata di campionato appena arrivato, arriva dopo l'esperienza con la SPAL, ex capitano del Lecce, grande esperienza, personalità, qualità tecniche importantissime per la categoria, firma un biennale con il Cagliari e certamente obiettivo è quello di riportare il Cagliari in Serie A. Ma attenzione anche al Palermo,
Lui ha promosso Palermo del City Football Group, che ha voluto cambiare la guida tecnica passando da Baldini a Mister Corini, e tra l'altro no, cognomi che fanno rima. Acquisisce Stulaz per il centrocampo, un rinforzo per la categoria molto, molto importante. Centrocampista mediano classe 1994, calciatore che arriva dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Quindi, se raggiunge certi e determinati obiettivi, dovrà essere riscattato obbligatoriamente dal Palermo. La cifra è di circa 1 milione di euro. L'obbligo di riscatto vale 1 milione, che ovviamente poi verrà eventualmente pagato a fine stagione, diciamo. Detto ciò, rinforzo certamente importante, un centrocampista di qualità, di quantità, di livello molto molto alto per la categoria, che ha militato ad Empoli in Serie A in passato, cioè in passato, comunque nelle passate stagioni, calciatore molto molto valido, che a Palermo con Segre, che ormai è prossimo ad essere ufficializzato, comporrà un centrocampo veramente di livello altissimo. Ma attenzione, perché parlando di Serie A, il Torino acquista il nuovo Bremer, ovvero Schurrs dall'Ajax, difensore centrale, classe 1999, arriva per circa 9 milioni di euro dalla formazione olandese, contratto, durata del contratto non annunciata, e rinforzo certamente importante, un difensore fisico, un difensore ancora giovane, in rampa di lancio, reduce da delle buone stagioni con l'Ajax, per quanto non abbia giocato con grandissima continuità, però ha delle buone potenzialità, il Torino ci ha puntato, le ha intraviste e ha così voluto chiudere il colpo. Schurrs, un Torino che tra l'altro ha annunciato tanti colpi dall'estero, in questo mercato, tra cui anche lo stesso Vlasic e non solo. Devo dire, rinforzo molto molto interessante. Speriamo per il Torino ovviamente che possa essere il rimpiazzo, il sostituto ideale di Bremer, che l'anno scorso fece veramente bene in terra piemontese. Nel frattempo la Salernitana annuncia l'arrivo di Boulaye Dia per il reparto offensivo, ottimo rinforzo, in questo caso un attaccante che ha fatto molto bene in un campionato come la Ligana, classe 1996, di nazionalità senegalese, arriva dal Villarreal in prestito oneroso a 1 milione di euro, e inserito anche un diritto di riscatto a 12 milioni, quindi operazione complessiva di 13 milioni di euro, uno subito ed eventualmente 12 la prossima stagione. Diritto di riscatto, che vuol dire dovesse far bene si può riscattare, dovesse comunque convincere la società e l'allenatore, potrà essere riscattato. Certamente le cifre sono alte, perché 12 milioni sono tanti, ma un rinforzo importante per una Salernitana che bramava l'attaccante. Si è parlato di tantissimi nomi, Piontek, si sono fatti veramente di tutti i colori, addirittura Cavani. Adesso arriva Dia, che è un attaccante che ha fatto molto bene in Ligue 1 con il Rennes, che negli ultimi 2 anni ha militato, anzi in realtà l'anno scorso ha militato al Villarreal, giocando anche competizioni di un certo calibro, come a livello internazionale, e quindi di certo stiamo parlando di un giocatore valido, che in Spagna però è spesso subentrato, quindi deve trovare un po' la condizione da titolare. Però io credo che in un attacco composto da gente comunque importante come Boateng in prospettiva, così come anche Bonazzoli, sicuramente Dia può inserirsi molto bene e fare il suo. Nel frattempo il Bologna annuncia un rinforzo molto interessante per il reparto difensivo, ovvero Lukumi, direttamente dal Genk. Stiamo parlando di un difensore centrale, classe 1998, colombiano di origini, arriva per 8 milioni di euro e firma un triennale con il Bologna. Un rinforzo molto interessante, tra l'altro considerando anche che Bonifazi sembrerebbe essere in uscita, quindi un Bologna che comunque doveva andare numericamente a rimpolpare il reparto. Bologna che difensivamente ha sempre lanciato giovani negli ultimi anni importanti, Ikei, che è andato al Brentford, Tomiyasu all'Arsenal, Teate al Rennes per 20 milioni, e Lukumi rappresenta quella scommessa, perché proviene da un campionato come quello belga, dove si è raccolto presenze anche a livello internazionale,
e mi riferisco alle competizioni europee, però è un giocatore tutto da valutare in Serie A, molto fisico, bravo nei colpi di testa, nei contrasti aerei, però certamente c'è da valutarlo in un campionato difficile come la nostra Serie A. Vedremo, lo reputo un ottimo difensore che secondo me potrà far bene quest'anno, però il campo parlerà per lui. Nel frattempo il Napoli annuncia un rinforzo importante per il reparto offensivo. Dopo aver già annunciato Raspadori per l'attacco, un attacco che ha visto oltre all'addio di Mertens, addio anche di Petagna, che si è accasato al Monza, e la permanenza del solo Osimhen, arriva anche Simeone dal Verona, attaccante classe 1995, arriva in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e inserito anche un obbligo di riscatto condizionato. Quindi dovesse Napoli raggiungere determinati obiettivi oppure il calciatore determinati obiettivi, il Napoli lo dovrà riscattare. Ad oggi paga 3 milioni e mezzo e l'obbligo di riscatto è a 12 milioni, quindi operazione complessiva da 15,5 milioni di euro più ovviamente i bonus. Detto ciò, operazione importante. Un Napoli che comunque acquista un calciatore di categoria, perché Simeone a Verona ha fatto molto bene, inserito in una squadra di alta classifica come rincalzo, come riserva, siccome potrà assolutamente far bene. È un attaccante comunque valido che ci mette molta garra, molta grinta, buon senso del gol. Se, ripeto, inserito nel giusto progetto, può far bene. Cifre anche abbastanza basse, perché consideriamo che quest'anno lo pagano 3 milioni e mezzo comunque per un rincalzo, considerando le tante competizioni che il Napoli dovrà affrontare in un breve lasso di tempo. Anche per far rifiatare Osimhen, certamente sarà molto molto utile un calciatore come Simeone, anche per dare alternative in termini di modulistica, magari se si vuole provare e optare per un attacco a due. Quindi in questo senso sicuramente un colpo molto interessante per un Napoli che continua a rinforzare la rosa cercando di sopperire alle difficoltà in termini di addii, perché quest'anno hanno lasciato le bandiere del Napoli, mi riferisco ad Insigne, mi riferisco a Mertens e mi riferisco a Koulibaly, quindi sicuramente la società deve lavorare per cercare di provare a soddisfare la piazza andando ovviamente a prendere giocatori validi, però che possano dare una mano a Mister Spalletti in ottica prossima stagione. Tra l'altro, altre notizie parlando di Serie A: DAZN garantirà dei rimborsi automatici pari al 50% dell'abbonamento mensile ai clienti che hanno riscontrato dei disservizi durante l'ultimo weekend di campionato, perché vi ricordo che la prima giornata in particolare è stata un calvario per gli iscritti a DAZN, nel senso che gli abbonati a DAZN, nel senso che le partite si sono viste e non viste, anzi sono più non viste, e questo ha portato anche la Lega di Serie A a prendere una posizione molto, molto ferma sul dover fare qualcosa. Ultimatum a DAZN che ha risposto così, rimborsando per il 50% l'abbonamento mensile gli utenti che hanno quindi riscontrato dei disservizi. Il problema è che non è la prima volta, non è la prima volta che DAZN rimborsa. Questo comunque vuol dire che non è la prima volta che ci sono problemi. Purtroppo sarebbe meglio che non ci fosse nessun rimborso, perché vorrebbe dire che il servizio funziona, però ci troviamo quasi ogni mese a un rimborso da parte di DAZN per dei disservizi ed è un problema. Va trovata una soluzione per il bene del nostro campionato. Questo è, perché già a livello rispetto ad altri campionati non è così eccelso. Se poi ci mettiamo che anche viene trasmessa male, ci manca solo quello. Questo è un po' il punto. Detto ciò, parlando di fair play finanziario, PSG Marsiglia nell'occhio del fair play finanziario. Infatti, questi club, così come anche altri, perché nei prossimi giorni verranno svelati anche altri nomi di club che potrebbero subire delle sanzioni da parte della UEFA. Fatto sta che la notizia è che PSG e Marsiglia, che sono forse i due club più importanti del panorama francese, avranno 3 anni per ripianare i rispettivi bilanci, altrimenti incorreranno in sanzioni. Questa è la notizia secondo alcune testate giornalistiche anche internazionali. Quindi attenzione, perché l'equipe in particolare ha
presentato questa problematica per Paris Saint-Germain e Marsiglia, che potrebbe anche essere, potrebbe anche valere per alcuni nostri club italiani, quindi attenzione. Nel frattempo, altra notizia riguarda l'operazione Norman del Lecce, perché dopo l'ufficialità che è arrivata in casa Lecce, è arrivato a un comunicato, salta tutto per un problema burocratico. Sostanzialmente c'è stato un problema burocratico, nel senso che il calciatore arriva dal Rostov. Il problema è che Norman è andato la scorsa stagione in prestito al Norwich in Inghilterra, per cui ci sarebbe dovuto essere uno scambio di documenti dalla Russia, anzi dall'Inghilterra alla Russia, per poi arrivare fino in Italia. Per cui rallentamenti burocratici, metti in mezzo che l'Inghilterra è un paese che non è più appartenente all'Unione Europea, la Russia è un paese in guerra, quindi una serie di problemi che hanno portato alla non chiusura di questa trattativa sostanzialmente, non per volontà del giocatore o volontà della società Lecce, ma per meri problemi burocratici. Un caso unico negli ultimi anni, che però purtroppo è capitato a Lecce, quindi non potrà puntare su Norman. Ultimissime notizie, questa riguardante la Pistoiese, perché la società ha annunciato che è stato completato l'iter degli adempimenti finanziari riguardanti la passata stagione, quindi risolte le problematiche di stipendi, anche la mensilità di giugno è stata pagata ai tesserati. Questa notizia è molto positiva perché la Pistoiese è comunque retrocessa in Serie D, se non ricordo male. Adesso ve lo dico perché mi è venuto un vuoto assurdo in questo momento, però resta che ha affrontato problematiche economiche importanti la scorsa annata. Sì, è in Serie D quest'anno, e quindi ma mi sembra che non si sia addirittura iscritta al campionato la Pistoiese proprio per queste problematiche. Fatto sta che ha risolto, diciamo, alcuni adempimenti finanziari e quindi piccoli passi verso la ripartenza in ottica prossima stagione. Ultimissima notizia, un'intervista a Collina, il presidente della commissione arbitri FIFA e anche ex arbitro di fama internazionale, che parla relativamente alla questione VAR e fuorigioco semiautomatico. Il calcio è caratterizzato dal ritmo e uno dei maggiori problemi che abbiamo è l'eccessiva durata di alcune review. Stiamo lavorando per ridurre questi tempi e l'introduzione della tecnologia del fuorigioco semiautomatico ci aiuterà. In questo senso sono d'accordo perché effettivamente anche l'arbitraggio all'inglese, perché è così tanto ben voluto? Perché è un tipo di arbitraggio che permette di far giocare squadre senza spezzare i ritmi della partita, perché se si adotta un arbitraggio molto severo, fischiando tutti i contatti, la partita si spezzetta, il ritmo si spezzetta e non si gioca niente, cioè il tempo effettivo di gioco è nullo. Quindi per questo si cerca sempre più di adottare l'arbitraggio all'inglese, ovvero il lasciar correre, proprio per non spezzare il ritmo della gara. In quest'ottica anche il fuorigioco semiautomatico, per non perdere troppo tempo con l'arbitro che ascolta con l'auricolare quelli del VAR che gli dicono se è fuorigioco o meno dopo che hanno fatto le linee, hanno disegnato le linee, eccetera. Questa tecnologia del fuorigioco semiautomatico permetterà di ridurre i tempi. Questo sicuramente. Per quanto si possa introdurre un'altra tematica, quella del fischiare, anzi andare a rivedere, che è un'idea che sembrerebbe voler essere introdotta in futuro, ovvero quella di andare a rivedere tutti i contatti in area. E non solamente quelli chiari ed evidenti, cioè mi riferisco agli errori, alle sviste arbitrali chiari ed evidenti, ma alle sviste di tutti i tipi. Che questo è un po' in controtendenza con il discorso del cercare di non perdere tempo, perché dal momento in cui vado a rivedere tutti i contatti, anzi non tutti i contatti, ma tutte le sviste che un arbitro ha avuto in campo, ovviamente perdo più tempo. Quindi in un certo senso è in controtendenza con il discorso del guadagniamo tempo con il fuorigioco semiautomatico. Lo guadagniamo da una parte, ma lo perdiamo dall'altra. Quindi è un po' una serie di problematiche particolari, però sicuramente l'importante è che in questo caso il calcio cerchi di modernizzarsi, di andare avanti e di migliorarsi il più possibile. Detto ciò, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi.